purtroppo è un'estate terribile dal punto di vista degli incendi anche nella regione Abruzzo, anche nel territorio teramano nelle ultime ore purtroppo. Beh sì, diciamo meglio che in altre parti d'Italia, però sicuramente le alte temperature e questo vento non ci aiutano. Sapevamo che questa era la settimana più dura da questo punto di vista, stiamo facendo fronte con i vigili del fuoco, con i volontari della protezione civile, con tutto il sistema regionale di protezione civile. Speriamo che nelle prossime ore, con un cambio meteorologico, le cose migliorino. C'è sempre la mano dell'uomo dietro questi incendi? Beh, il fuoco, a parte qualche fenomeno di fulmini, non si accende mai da solo. Sicuramente bisogna assumere atteggiamenti molto molto consapevoli e responsabili. Ovviamente tralascio il dolo, lì c'è la galera da 4 a 10 anni, quindi è bene che lasci perdere anche qualche malintenzionato. Per quanto riguarda l'atteggiamento dei cittadini, la massima responsabilità.